Il codice sconto Jaxxed ora vale il 15% in più. Vai su fandomia.com e approfitta subito di questa offerta. Link in descrizione e nei commenti. PlayStation Showcase. Riusciremo a vederlo questo mese? Si spera, ragazzi, si spera. Si vocifera di un evento a fine mese, sperando che Sony non ci scammi pure a sto giro. E saltano fuori dei nomi, ragazzi, dei nomi di alcuni giochi che potrebbero, insomma, mostrarsi in questo showcase, sperando sempre appunto che venga mostrato, che venga fatto. E a parte alcune certezze, perché certe robe si devono per forza vedere, o no, penso proprio di sì, ecco. A parte quello, potrebbe esserci anche qualche sorpresa interessante, qualche novità inaspettata, e quindi ora vi leggo. Insomma, un po' di nomi che sono saltati fuori. Allora, vabbè, Spider-Man 2, ragazzi. Spider-Man 2, togliamocelo subito perché quello lo aspettiamo tantissimo. Deve mostrarsi per forza perché esce quest'anno. Salvo brutte sorprese, salvo brutte sorprese. Poi Wolverine, ragazzi. Allora, Wolverine potrebbe starci effettivamente perché visto che comunque devono fare un grosso evento, visto che comunque il gioco si rumoreggia, potrebbe saltare fuori addirittura l'anno prossimo. A sto punto, insomma, Ultra Spider-Man ci butta dentro pure Wolverine e facciamo il pacchetto completo di Insomniac anche con Wolverine. Piccolo trailer, magari una roba veloce e ci potrebbe stare. Via. Poi Stellar Blade, gioco che si era mostrato, sì, mi pare o l'anno scorso o comunque 2 anni fa. Roba molto giappo e ok. Silent Hill 2. Quello mi interessa, sono molto curioso. Si è visto una volta, quando è 6-7 mesi fa. Giustamente deve rimostrarsi, quindi ok, Silent Hill 2 sarà molto interessante. Il multiplayer di The Last of Us, anche questo atteso, anche questo diciamo abbastanza scontato, ormai se ne parla da parecchio. Poi Death Stranding 2, gioco già annunciato, mi pare a settembre al Tokyo Game Show. O ai Game Awards, non mi ricordo. Comunque, anche questo, insomma, si mostrerà sicuramente. Poi qualche sorpresina, come ad esempio Ghost of Tsushima 2, che potrebbe starci, ha avuto un grande successo Tsushima, e secondo me, oltre a questo, potrebbero anche presentare il primo gioco su PC, cioè potrebbero annunciare, insomma, l'arrivo del gioco su PC, che è molto atteso, quindi quello potrebbe starci. Il sequel però non lo so, il sequel è troppo presto? Ma in realtà no, sono passati 3 anni dal primo, quindi ci potrebbe stare. Nuova IP di Sony Santa Monica, gli sviluppatori di God of War, per intenderci. Spin-off su God of War? Nuova IP totale? Chi lo sa, ragazzi, chi lo sa. Se avete giocato God of War Ragnarok, in teoria, senza fare spoiler, qualche altro gioco di God of War dovrebbe saltare fuori, ma non lo so, non lo so, vediamo. Poi Bend Studios, gli sviluppatori di Days Gone, che faranno sicuramente un nuovo IP, non può essere Days Gone 2 perché l'hanno cancellato, e da capire cosa ci proporranno, sono molto curioso. Days Gone mi era abbastanza piaciuto, a livello di trama non è stato un granché, però il gameplay ci stava. Insomma, è stato forse l'ultimo gioco sui zombie che ho apprezzato. No, cioè The Last of Us del 2020, no, ho detto una cazzata. Vabbè, comunque, uno degli ultimi giochi sui zombie che ho apprezzato. Nuova IP di Bungie, quelli che hanno sviluppato Destiny. A me Destiny non fa impazzire, non è il mio genere. Non lo so, magari potrebbero provare qualche altra roba. Potrebbe essere una roba completamente staccata da Destiny, o sarà Destiny 3, non lo so, comunque. Nuove IP anche da parte di questo studio. E poi chiaramente un sacco di sorprese. Immagino anche qualche indie. Spero di vedere Little Devil Inside, un indie che sembrava essere molto interessante e che poi è sparito del tutto. Insomma, ragazzi, dopo 2 anni quasi di attesa, di nulla cosmico, ne hanno di contenuti da mostrare in questo eventuale showcase che arriverà questo mese. Cioè, hanno veramente un carico enorme, un carico enorme di roba che l'anno scorso non si è vista. Quindi muovetevi, Sony, muoviti. Sono 2 anni che abbiamo aspettato. Certi dicono: no, ma dobbiamo aspettare per forza i primi di giugno. Ragazzi, ma sono 2 anni che aspettiamo, ma che dobbiamo aspettare ancora? Adesso, veloci, subito. Non c'è più l'E3, nessuno deve aspettare nessuno, ognuno fa l'evento quando cavolo vuole. Diciamo che molti si sono raggruppati nei primi di giugno perché ormai quel periodo è diventato un po' un'abitudine.
Ma non bisogna per forza aspettare quel periodo, cioè ormai non c'è l'E3, quindi possono farlo quando vogliono. Se non ricordo male, 2 anni fa, ma forse anche l'anno scorso, Sony fece un evento tra fine maggio e inizio giugno, quindi raga, il periodo più o meno sarà quello, dovremo aspettare quindi forse un altro mese, fine mese, però ci siamo, cioè veramente non si può aspettare più. Io non ce la faccio più, sto Spider-Man 2 lo voglio vedere pure altre roba, perché comunque la PS5 non è che l'ho comprata solo per quello. Detto questo ragazzi, vediamo, come sempre vediamo, però ormai veramente dovremmo esserci, cioè mi rifiuto di credere che attenderemo ancora di più. Ci siamo, dai, ci siamo, ci siamo. Detto questo comunque, iscrivetevi al canale, fate un salto su Fandomio, come sempre, codice sconto Jaxxat per manette di Spider-Man e tutto quello che trovate su Fandomio. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Speriamo che il prossimo video sullo showcase sarà tipo l'annuncio della live che faremo sicuramente. Speriamo che sia quello. Nel frattempo vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.